Nell'infrasettimanale valido per la 26esima giornata, i biancazzurri pareggiano per 1-1 sul campo della Cinzia Albalonga. Dopo un primo tempo a reti bianche, nella ripresa Gagliardini rompe gli indugi per i castellani. I teramani non ci stanno e pareggiano con Minincleri. Calcio d'inizio per i padroni di casa. Partono fortissimo gli ospiti. Cernaz in buca per Romano. Miracolo di Santilli sulla ribattuta. Minnozzi trova un salvataggio sulla linea reclamando un tocco, un melandrino di mano della retroguardia di casa. Ancora Cernaz, un giro di lancette dopo, si accentra e conclude. Sfera alta di poco. Sempre la truppa del presidente Brocco sfiora nuovamente il vantaggio sul calcio d'angolo. Esposito non ci arriva per un nulla. Alla mezz'ora ancora i teramani vanno vicinissimi allo 0-1. Mesisca in corna. Santilli salva sulla linea. La risposta castellana arriva al 40esimo sul calcio d'angolo. Gagliardini conclude di prima. Palla fuori di un nulla. Nella ripresa è ancora il Pinetto a cercare il vantaggio. Romano a tu per tu con Santilli sceglie il tocco di Fino, bravo l'estremo di casa a rimanere freddo e deviare la sfera. Al 70esimo altro episodio da Moviola. Bubà appena entrato si invola in aria e scavalca Santilli terminando a terra per Peletti di Crema, tutto regolare. Al 73esimo passano in vantaggio i padroni di casa su calci punizione e la sfera arriva a Gagliardini che davanti a Mercorelli in una carambola confeziona l'1-0. Pesanti le proteste dei teramani per posizione di offside del numero 4. Gli abruzzesi non ci stanno, Minincleri serve Esposito offendente per Mastrippi che trova ancora un reattivo Santilli. Gli sforzi dell'11 Adriatico vengono premiati a 5 minuti dal termine. Su azione manovrata l'assist man della Quercia pesca Minincleri che sulla linea non può proprio sbagliare. Nel finale non succede più nulla, Cinzia Albalonga e Pinetto si dividono la posta per 1-1. Siamo riusciti ad andare in vantaggio ed è lì che avevamo spostato l'inerzia della partita a favore nostro. E non siamo stati bravi e lucidi a difendere il vantaggio e a cercare di sfruttare gli spazi che puntualmente poteva lasciarci il Pinetto. Però diciamo che nel complesso della gara, se devo analizzare veramente la gara nella totalità, penso che è un pareggio giusto. Siamo venuti qua a giocare con personalità, e abbiamo preparato la partita nell'aggredirli subito dal primo minuto. Abbiamo creato il primo tempo, siamo partiti fortissimo, nei primi 10 minuti abbiamo dato 3 o 4 palle gol, adesso non mi ricordo. E siamo consapevoli che possiamo fare, come hai detto tu, ce la possiamo giocare con tutti quanti, ma se abbiamo questo atteggiamento. Oggi siamo venuti qua con personalità, senza paura, anche al dispetto di una grossa squadra, che secondo me questa l'Albalonga è un'ottima rosa che si può giocare fino alla fine la vittoria del campionato.